La mostra Successi è stata ideata da Bruna Solinas in una sorta di complotto con Arturo Schwarz, questo grande collezionista, storico dell'arte, critico, e è nata con questo titolo, che è una parola ambigua che si presta come successo ma anche successo, perché è stato studiato da Bruna Solinas un supporto unificato, quello della tavoletta del water. Tra l'altro anche la parola coppa gioca bene nei due sensi, perché la coppa può essere intesa come una coppa trionfale, ma allo stesso modo come la coppa abituale, appunto, del water. Successi porta i ready-made, la tavoletta del water, agli artisti e dice: scatenatevi nella vostra creatività. Mi sono rivolta alle diverse categorie di artisti, quindi pittori, scultori, grafici, fotografi, poeti, proprio perché credo che nella sinergia ci sia proprio quello che è il motivo propulsore della creatività. Per successi si intende prima di tutto il nostro successo di vita nella creazione, nella sua evoluzione, e poi c'è veramente questo spirito un po' dissacrante che c'è in ognuno di noi, e in me particolarmente. Ho riportato con una mia tecnica, con le terre e nylon, diciamo un paesaggio che è abbastanza figurativo, che poi è abbastanza vicino a quello che faccio, anche se io faccio più figura. Però i miei paesaggi di solito sono più o meno così su tela. Parte delle mie immagini si riferiscono alla città e alla frenesia della vita quotidiana, quindi riferimento ormai al modo di vivere contemporaneo. Sedia è nata un sacco di tempo fa e nasce come un recupero delle cose perdute, no? Cioè, era un oggetto buttato via su una spiaggia, io l'ho recuperato, gli ho ridato un'identità con la fotografia. Un'altra cosa di nuovo che hanno gli artisti è quello che spesso lavorano isolati o in competizione l'uno con l'altro, tranne che nelle collettive, dove comunque si tende a gareggiare. Alcuni di questi lavori qua sono fatti in equipe e non c'è un vero e proprio, sì, a volte c'è un nome, però a volte c'è più di un nome. Però io avevo l'idea del Chasongo, del Chasobongo, che poi il Chasongo, il titolo è stato dato da Bruna. Mi è stato dato un coperchio del cesso, l'ho osservato, l'ho guardato e pian piano lui mi ha detto qualcosa. Cioè, ad esempio l'aggancio, questo aggancio qui mi ha fatto ricordare le zampette di un uccello. Mi occupo di luce, sono una lighting designer e lavoro anche nello spettacolo, quindi faccio le luci per il teatro, per lo spettacolo, per l'opera, la danza e la prosa. E in più insegno anche all'Accademia di Musica, di Belle Arti, al Dance, vabbè, eccetera, illuminotecnica per lo spettacolo.
Allora, a questo punto la prima cosa che mi è venuta in mente è un teatro. Va per ricevere la parte deteriorata dei nostri alimenti, e quindi uno l'ho fatto con una tecnica di sfrangiamento che è fatta con la pubblicità dei supermercati e delle cose alimentari. E poi negli altri invece ho inserito i miei iconetti con le immagini prese dai giornali. No, dunque, l'opera è nata semplicemente dal fatto che io lavoro sull'interattività delle cose. Sono tanti anni che adesso lavoro facendo questi cubetti e praticamente io fornisco il materiale perché poi ognuno si componga l'opera come vuole. Io sono stato invitato a partecipare a questa mostra che ritengo interessante in quanto una mostra di gruppo, questa è la cosa più bella. Ovviamente non essendo un artista ho interpretato questa partecipazione in una maniera abbastanza diversa, insomma, ecco, quindi non volevo apportare dei segni artistici, ma pensando che l'arte in ogni caso è denuncia, ho pensato di fare una denuncia semplice e quindi mettere l'accento sul fatto che in questa società, in questo momento, la politica, le diverse situazioni tentano in qualche modo di tagliare alcune possibilità. Questo lavoro si riallaccia un po' al mio percorso artistico, nel senso che ho creato queste forme immaginarie, un po' come forme quasi batteriche, però provenienti da un luogo appunto che inerente a queste tipologie di formazioni, diciamo, però viste in una maniera ironica. Un oggetto su cui posare un'opera come questo automaticamente infonde grossa fantasia. Io ero più curioso di vedere il lavoro degli altri che vedere il mio pezzo insieme agli altri.